Buongiorno, il mio nome è Filippo Smaldone, studente di dottorato presso la Sapienza Università di Roma, e il titolo del lavoro che presenterò è Robust MPC-Based Gait Generation in Humanoids. Il criterio necessario per mantenere il bilanciamento dinamico durante la locomozione bipede è che lo Zero Moment Point sia mantenuto dentro il poligono di supporto in ogni istante. Tale grandezza, lo Zero Moment Point, corrisponde al punto di pressione se il robot cammina su un pavimento piatto. Il problema nominale della gait generation è in generale complesso ed è consuetudine affrontarlo con l'ausilio di modelli semplificati. Nel pendolo inverso lineare, ad esempio, si assume che l'altezza del centro di massa sia costante e che le variazioni del momento angolare siano nulle. In tal modo, la relazione tra ZMP e centro di massa è descritta dal noto modello lineare. Il nostro schema è chiamato Intrinsically Stable Model Predictive Control, abbreviato in ISMPC, e consente di generare in tempo reale traiettorie di centro di massa e ZMP, insieme alle posizioni dei passi, date una sequenza di passi candidati e la rispettiva durata di essi. Il framework si avvale del pendolo inverso lineare come modello di predizione. Lo schema è provvisto di vincoli di ZMP richiesti per il bilanciamento dinamico, vincoli cinematici per le posizioni ammissibili dei passi e un vincolo di stabilità che assicura che la traiettoria del centro di massa non diverga rispetto alla traiettoria di ZMP. Si può dimostrare che lo schema di ISMPC nominale sia recursively feasible e internamente stabile. Tali caratteristiche però vengono meno in presenza di disturbi, e ciò motiva l'introduzione di uno schema che tenga esplicitamente conto della presenza di perturbazioni. Entriamo ora nel dettaglio dello schema di locomozione robusto che presentiamo in questo lavoro. Ci avvaliamo come modello di un pendolo lineare inverso perturbato, dove il termine W indica ogni possibile fonte di disturbo, come la dinamica non modellata, le incertezze o le perturbazioni esterne. Assumiamo poi che il disturbo sia composto da una componente persistente, denominata mid-range disturbance, e una deviazione tempo variante rispetto a quest'ultima. Si sottolinea che questo approccio modellistico è funzionale alla formulazione dello schema proposto e non introduce perdita di generalità nelle fonti di disturbo ammissibili. L'architettura proposta è la seguente. Lo schema denominato Robust ISMPC prende come ingresso una sequenza di passi dei tempi di passo, provenienti da un planner o forniti da un utente. I moduli che differenziano Robust ISMPC dallo schema nominale sono evidenziati in rosso. Un osservatore del disturbo è impiegato per la ricostruzione del mid-range disturbance, che viene poi usato nello stability constraint. Per far fronte al termine di deviazione tempo variante del disturbo, i vincoli di ZMP sono ristretti in modo progressivo ad ogni iterazione, in modo tale da garantire la recursive feasibility dello schema nel caso di variazioni limitate entro un range noto. Infine, il modulo di step timing adaptation modifica il tempo rimanente di passo corrente, quando una perturbazione eccede il limite considerato per la restrizione di vincoli. Si sottolinea come i moduli siano componenti dello schema generale e cooperino alla robustezza rispetto a perturbazioni di varia natura. Vediamo ora per sommi capi le caratteristiche di ciascun modulo. Il vincolo di stabilità nel caso di pendolo inverso perturbato richiede la conoscenza della futura evoluzione del disturbo, congetturata grazie ad un osservatore che fornisce ad ogni istante una stima del valore corrente del mid-range disturbance. Così il vincolo di stabilità consente di contrastare in modo indiretto l'effetto della perturbazione, generando una traiettoria di centro di massa che appare come inclinata verso la direzione di provenienza del disturbo. La restrizione del vincolo di ZMP serve a fornire robustezza rispetto alle variazioni di disturbo intorno al valore di mid-range. In figura è possibile osservare il progressivo restringimento dei vincoli a due iterazioni successive, ottenuto mediante la scelta di una specifica funzione di restrizione lineare, la cui pendenza può essere scelta per garantire la recursive feasibility dello schema in presenza di perturbazioni entro un range noto. È fondamentale osservare che l'applicazione della restrizione avviene esclusivamente lungo l'orizzonte di predizione, lasciando invariato il poligono di supporto ammissibile all'istante corrente. In caso di perturbazioni impulsive eccedenti il range considerato dalla restrizione dei vincoli di ZMP, il modulo di Step Timing Adaptation modifica la durata del passo corrente per allargare o restringere la feasibility region, al fine di prevenire la perdita di feasibility dello schema MPC. La scelta su quanto ridurre o ampliare la durata è affidata a un QP lineare che viene risolto ad ogni istante di campionamento prima di risolvere il QP dell'NPC. Si riportano ora alcuni risultati sperimentali. Una massa di 0,65 kg appesa al braccio del nave e cammina. Nello schema nominale il robot è quasi portato a cadere dal peso, mentre nello schema robusto si può notare come il centro di massa sia spostato nella direzione opposta rispetto al peso, controbilanciandolo. Nel seguente esperimento una spinta impulsiva è applicata al robot e il solo modulo di Step Timing Adaptation è attivo. La spinta fa perdere la feasibility allo schema nominale, mentre grazie ad una riduzione della durata del passo, ISMPC robusto è in grado di far proseguire la camminata. Infine si presenta una simulazione dinamica nell'ambiente DART su un HRP4 per dimostrare la generalità dello schema. Una perturbazione persistente e una impulsiva sono applicate al torso del robot, e lo schema robusto è in grado di contrastarle con successo. In conclusione, abbiamo presentato un framework per la gait generation robusta di robot umanoidi, che offre robustezza rispetto a disturbi sconosciuti, persistenti e impulsivi. L'applicabilità dello schema a differenti piattaforme è verificata con esperimenti su un robot NAU e simulazioni su un HRP4.